Capitan Scalia, un pareggio qui a Cairo, sempre una partita difficile, combattuta, tosta, il finale l'ha interpretata bene nel complesso per tutti i 90 minuti, avete trovato il vantaggio dopo il rigore sbagliato da Saviozzi nel primo tempo, forse un po' di rammarico, come ha detto anche mister Butto, perché i tre punti ormai li avevate assaporati. Assolutamente sì, quando sappiamo che sono queste tutte partite difficili che ci aspettano, questa particolarmente qua a Cairo è sempre, sempre dura, il campo è grande, quindi poi loro sono una squadra molto attrezzata e penso l'abbiamo interpretata nel modo giusto e avevamo trovato anche il vantaggio. Poi una mezza incomprensione nostra sull'episodio dell'espulsione, poi ci sta alla fine un po' di stanchezza e loro hanno spinto e hanno trovato il pareggio. Cosa può fare il finale in questa seconda fase? Una squadra che dimostra sempre di saper giocare a calcio e oggi ha saputo anche, diciamo, fare un pochino più la guerra dal punto di vista quello assolutamente sportivo. Sì, diciamo che un po' qua bisogna rivoluzionare il nostro tipo di gioco, perché in casa campo ti permette di attuare proprio un gioco diverso. Però non ci poniamo limiti, non abbiamo più pressione, penso che i ragazzi che ci sono tutti molto forti, hanno tutti molto entusiasmo, quindi ci viviamo partita per partita e dopo 5-6 partite tireremo le somme. Domenica prossima c'è questa Fezzanese indicata da tutti come la principale candidata, vi aspetto una bella giornata. Assolutamente sì, penso, almeno una delle due o tre squadre che accreditano tutti come pretendente per la vittoria, ma noi sappiamo che sono tutte difficili e giochiamo in casa, quindi cercheremo di fare il massimo e di portare a casa la vittoria.